riguarda la prima squadra e soprattutto le partite della Champions League della Juve dalla mezzanotte del giorno di gara. Vediamo gli highlights di un match che si comincia all'insegna del sorriso. Vedete i due capitani Buffon e Simone Muratore, i due allenatori, l'arbitro che oggi è stato Luca Pairetto, e poi si parte. Juventus che nel primo tempo si rende pericolosa 5-6 volte, qui comincia con Gonzalo Higuaín che va alla conclusione dopo due minuti, sinistro alto sopra la traversa. Ha lavorato molto Higuaín proprio per salire di condizione, per presentarsi nella maniera migliore possibile al calcio d'inizio sabato del campionato. Poi l'assist per Piazza che colpisce la traversa, l'assist era stato di Alexandro, eravamo al minuto 16 del primo tempo, traversa di Piazza. Poi calcio di punizione di Hernanes, palla in mezzo, deviazione di un difensore con pallone in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, niente di importante. Ancora Juve che fa partire un cross dentro l'area di rigore, Piazza in tuffo, non trova però lo specchio della porta, colpo di testa al 25esimo. Osserva tutto Fabio Grosso, allenatore della Primavera, mentre la Juve in bianco-nero continua ad attaccare. Cerca il gol del vantaggio qui con Gonzalo Higuaín che di petto, di testa, poi in rovesciata cerca il gol. Senza fortuna all'appuntamento con il gol, è rimandato di pochi minuti per il Pipita. Il lancio di Alexandro, pallone su Piazza che parte in posizione regolare solo davanti al portiere, qui può far meglio e invece ci abbatte un po' la conclusione e concede la chiusura all'estremo difensore della Primavera. Opportunità di Piazza al 35esimo. Negli ultimi minuti del primo tempo arriva anche il gol del vantaggio, qui la conclusione di Higuaín con la deviazione in calcio d'angolo da parte del portiere e sul corner che nasce proprio dalla girata di Higuaín arriva il gol del Pipita, arriva il cross in mezzo, il colpo di testa di Higuaín con palla nell'angolino, gol dell'1-0, minuto 39, non aveva ancora segnato in precampionato Higuaín, arriva la rete del vantaggio. Lo rivediamo, lo stacco con i difensori della Primavera che non riescono a chiudere. Il gol dunque del colpo, del grande colpo dell'estate bianconera, acquistato dal Napoli, Gonzalo Higuaín. Durante l'intervallo qualche goccia di pioggia, mentre l'arbitro Pairetto dà il segnale di partenza nel secondo tempo che durerà comunque poco. C'è però il tempo per vedere l'avanzata del cipriota Castanos che mette per Dybala, ma nel tentativo di anticipare Dybala, l'autogol di Coccolò. Minuto dunque numero 3 del secondo tempo, rivediamo dal basso con lo stinco il difensore della Primavera. Batte il proprio portiere nel tentativo appunto di anticipare Paolo Dybala che era pronto a intervenire. E poi la gara si chiude dopo 12 minuti nel secondo tempo per l'invasione dei tifosi. Questo è quanto dunque, è stata l'ultima partita dunque della formazione di Max Allegri. Poi caccia gli autografi, caccia i selfie, fotografie per tutti. Una partita nella quale le note positive sono venute indubbiamente dagli attaccanti bianconeri, Higuaín e Piazza nel primo tempo, su Dybala e Mandzukic c'era poco da scoprire direi, perché già nelle ultime partite, compresa l'ultima, soprattutto quella di Modena con l'Espagnola, avevano dimostrato di essere in palla sia Paolo Dybala che Mario Mandzukic. Ora vedremo cosa deciderà Allegri in vista della partita con la Fiorentina, chi farà partire come titolare. Vediamo i numeri. I numeri del match che dicono che insomma è stata una partita nella quale si è tirato in porta soprattutto per la formazione di Max Allegri. Calci d'angolo anche questi 3-1 per la Juve, non sono state ovviamente ammonizioni. Una partita che è soprattutto